Parade. Amici di Radio Blinco Blanco, bentornati alla Blinco Parade, la classifica delle 5 canzoni più ascoltate della settimana. Questa è la nuova stagione, la prima puntata della nuova stagione. Siamo nei nuovi studios e non siamo da soli, perché oggi la redazione di Radio Blinco Blanco si riempie di bellezza con delle presenze non indifferenti. Mi sto riferendo alle bellissime modelle del concorso nazionale di bellezza La Venere dell'Etna, e quindi sono qui con me le prime due, perché sono tantissime, ce ne abbiamo ben 9 oggi, tra cui anche alcune delle vincitrici delle prime tappe. Ma andiamo subito a conoscere le nostre protagoniste, le nostre prime protagoniste, che faranno una cosa davvero molto divertente, presenteranno con me. Quindi do il benvenuto qui alla Blinco Parade ad Alessia Previti e a Chiara Mento. Benvenute! Grazie. Allora ragazze, come vi sentite? Ho visto che avete delle bellissime fasce. Io partirei allora subito con Alessia. Vedo che tu hai la fascia di Miss Eleganza 2024. Concorso sì. La Venere dell'Etna è stato fatto pochissimi... A Mare Grosso. Esatto, al centro commerciale Mare Grosso. Sei una delle vincitrici di una delle fasce, le praticamente. Fasce. Poi abbiamo Chiara Mento. Benvenuta Chiara, anche a te. Grazie. Vi vedo un po' tese. Un po' emozionata. Allora, io direi che dobbiamo subito partire con la nostra Top 5. Si parte con la Top 5, la classifica dei 5 brani più richiesti, i 5 più belli, i 5 più del momento, Top 5. Allora, Chiara ed Alessia, abbiamo la posizione numero 5, un brano di Billie Eilish. Volete gentilmente leggere la descrizione di questo brano? Presentatemelo voi, come se stesse leggendo un TG, telegiornale. Allora, quindi in quinta posizione troviamo il brano di Billie Eilish, intitolato Chihiro. Il brano prende ispirazione da Chihiro, il protagonista del celebre film d'animazione di Hayao Miyazaki. Che tu hai visto, tu l'hai visto, so che l'hai guardato, certo, uno dei tuoi film preferiti. Il mio preferito. Mi ripeti il nome del regista, che non l'ho capito? Hayao Miyazaki. Spero, chiedo perdono. Ho improvvisato, non sono sicura di questa pronuncia. I nostri radioascoltatori giapponesi probabilmente mi vorrebbero uccidere in questo momento. Alessia. Appunto, la cantautrice ha spiegato di essere un grande fan dei lavori del regista giapponese. Billie Eilish, una fan di manga giapponesi, quindi. Ha vinto pure un Oscar e un Orso d'Oro nel 2003. Un Orso d'Oro. Fantastico, fantastico. E allora siamo tutti curiosi di ascoltare questo brano. Signore e signori, alla quinta posizione questa settimana, Billie Eilish con Chihiro. Top 5, numero 5. Blinco Parade. E continuiamo la nostra scalata di questa settimana, la scalata della nostra classifica, perché in quarta posizione arriva Gali. Nel frattempo però sono arrivate anche altre due delle nostre ospiti. Sto parlando di Aurora e Samantha. Benvenute ragazze. Grazie. Che bello avervi qui. Abbiamo avuto poco fa Alessia e Chiara, che ci hanno presentato il quinto brano. Voi avete il compito di presentarci una canzone particolare, che è in quarta posizione. Sto parlando di Paprika. E allora io direi che dovreste fare una presentazione di questo brano un po' come se vi bruciasse la lingua. Chi comincia? Allora, presentazione di Paprika. Il brano sembra esplorare i complessi alti e bassi delle relazioni amorose, con immagini intense di dolore, amore e desiderio, di comprensione e di risoluzione. Alt, fermati, un bicchiere d'acqua? No, grazie. Continuiamo. Il significato fa riferimento quindi a una storia d'amore fatta di sentimenti contrastanti, di cui se ne vorrebbe ancora, ma che allo stesso tempo causa un pianto e occhi rossi come paprika. Occhi rossi come paprika, wow. Ragazzi, cosa devo dire? Sono bravissime, sono bravissime. Quanti anni ha? 16. 16 anni, giovanissima. E vedo che hai una fascia. Sì. Eh sì, perché tu in una delle due tappe della Venere dell'Etna, sì, di Messina avete vinto entrambe una fascia, giusto? Sì, mi pare tu la seconda tappa hai vinto, sì, di Messina, sì, esatto. Tu la, io la prima. E tu la prima. Quindi abbiamo Aurora, che è Miss... Cicci Mare Grosso. No, deve leggere, non se lo dico. Ne ha così tante. Problemi di memoria. Ne ha così tante. Giusto. Che non se le ricorda. Miss Mare Grosso. Miss Mare Grosso. Mentre Samantha. Miss Fotogenia. Miss Fotogenia. Allora un primo piano su Samantha. Grazie.
Io ricordo a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando su Radio Blinco Blanco che siamo anche in radiovisione, quindi potete anche vedere le nostre miss e il nostro programma direttamente sui nostri canali social. E dunque, tutto è pronto per continuare la nostra classifica. Alla posizione numero 4 arriva Paprika di Gali. Wow. Top 5 numero 4 Blinco Parade. Ed era Gali alla quarta posizione con Paprika. Io saluto Aurora e Samantha che hanno lasciato il posto ad altre due colleghe, ossia Beatrice e Valeria. Benvenute ragazze. Buonasera. Buonasera. È pomeriggio, quale buonasera? Buonasera, è pomeriggio qua. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio allora. Allora, sto scherzando. Allora, Valeria, vedo che anche voi avete delle fasce, ci volete dire che fasce avete e dove e come le avete vinte? Allora, io ho Miss Perla dello Ionio, l'ho vinta sabato scorso a Mare Grosso, al centro commerciale, e ora si vuole in finale. Wow, la finale dove sarà? La finale della Ad Acireale. Ad Acireale in Piazza Duomo? Sì, esatto. Allora salutiamo il patron della Venere dell'Etna che è Antonio Russo e so che ci sta seguendo. Antonio, ciao Antonio, complimenti, complimenti per questi successi anche qui a Messina che stanno andando veramente benissimo. Beatrice invece, la tua fascia? Miss Veloritani e anch'io l'ho vinta sabato e anch'io sono in finale. Wow, allora complimenti ragazzi, complimenti. Allora mi aiuterete anche voi nella conduzione così vediamo anche le vostre qualità di attrici e presentatrici a questo punto. Alla posizione numero 3 troviamo una canzone e adesso le nostre miss ci spiegano di che canzone si parla. Vai Beatrice. La canzone è la canzone Espresso di Sabrina Carpenter e racconta la sicurezza e la consapevolezza della cantante, il cui effetto è stimolante come quello di un espresso. Beh, quindi lei si sente stimolata dal caffè, giustamente. A quanto pare sì. A quanto pare sì. Tu bevi il caffè? No, non mi piace. Quanti anni hai? 16. 16 anni anche tu, piccolissima. Tu invece Valeria? 18. 18 anni, tutte giovanissime queste miss. Viva, viva la gioventù. Infatti, come sappiamo, il caffè diciamo che aiuta a farci rimanere svegli. Questa è bellissima, giusto? L'avete preso? Vedo che l'avete preso prima di venire qua perché vi vedo belle pimpanti. Belle cariche. No, no, io sono nata proprio così. Io così sono. Senza caffè. E dunque, espresso, continuiamo questa descrizione perché a noi oggi stiamo dando non solo una classifica ma anche una descrizione delle canzoni, così il nostro pubblico che ci segue riesce ad immedesimarsi meglio e a gustarsele meglio. Per il ragazzo che non riesce più a pensare a lei. Valeria. Diciamo che il caffè stimola il nostro sistema nervoso e ci permette anche, oltre appunto di rimanere svegli, ad avere anche sempre la mente lucida. E allora, alla posizione numero 3, signori e signori, con Espresso, Sabrina Carpenter. Top 5, numero 3, Blinco Parade. Era Espresso alla posizione numero 3 di Sabrina Carpenter e continuiamo per chi si fosse sintonizzato solo adesso. State ascoltando e vedendo in radiovisione la Blinco Parade, la classifica delle 5 canzoni più ascoltate della settimana. Con me in studio oggi tantissimi ospiti provenienti dal concorso di bellezza La Venere dell'Etna. Ed è per questo che io intanto do il benvenuto alla vincitrice della seconda tappa messinese del concorso, che viene tra l'altro direttamente da un'esperienza bellissima, quella di Paperissima Sprint, tra le tante cose che ha fatto, perché ha anche sfilato per Alviero Martini, insomma, una ragazza davvero che ho voglia di conoscere qui in radio per la prima volta. Ladies and gentlemen, Marzia Scilluffo! Ciao a tutti! E insieme a lei l'agente messinese del concorso, Maurizio Gemelli. Buonasera, buongiorno Maurizio! Buonasera, ciao Marcello! Allora, Marzia, mi sembra che è andata benissimo questa tua esperienza. Sì, è stata un'esperienza veramente meravigliosa e è veramente emozionante. Io non mi aspettavo un risultato del genere e arrivare prima è stata veramente un'emozione che non so descrivere. Anche perché hai vinto questa tappa, vedo sì. Che hai una fascia, Miss Perla dei Due Mari. Maurizio Gemelli, allora, com'è andata questa tappa? Anzi, queste tappe, perché ne hai fatte ben due qui in città. Ne abbiamo fatte due in 3 mesi, una a marzo e una ora a giugno. La tappa di marzo è andata bene, con 32 concorrenti, dove abbiamo appunto eletto, addirittura abbiamo eletto 10 ragazze che vanno in finale, nella prima tappa. Nella seconda tappa, che è questa di giugno, ne abbiamo fasciate 7,
quindi Messina può vantare il primato delle ragazze che vanno in finale, no? Appena 17, voglio dire. Eh sì, perché tutte queste modelle che hanno vinto queste fasce, tra cui quella che ha vinto anche Marzia, qui presente, Miss Perla dei Due Mari, gli dà l'accesso alla finale. Certo, gli dà l'accesso alla finale, che sarà il 25 agosto a Piazza Duomo 10 Reale, ed è un evento bellissimo, anzi colgo l'occasione, vi invito a essere presenti anche con le vostre telecamere, perché avremo degli ospiti importanti, degli ospiti di un certo calibro, che saranno comunque quelli che valuteranno queste ragazze che poi saranno impegnate nella competizione finale, avremo in tutto circa 100-110 ragazze da tutta l'Italia. Complimenti, allora noi saremo sicuramente lì a guardare, a fare il tifo per tutte quante, perché certo, il concorso non è solo una sfilata, ma è anche un'occasione per tante cose. So che voi trattate anche dei temi particolari di solidarietà sociale, per cui è anche bello dare un contributo a questo tipo di manifestazioni, perché sono importanti. Assolutamente sì, infatti io arrivo proprio al concorso sotto l'aspetto sociale, arrivo proprio lì per tentare la sensibilizzazione dei cittadini verso il mondo della disabilità in genere. Tu sai bene, il mio motto è quello di dire che comunque la prima barriera che bisogna abbattere è proprio quella dell'ignoranza, no? Quindi far capire alla gente che oltre a quello che può essere una minorazione fisica, comunque c'è un valore, che è la persona. Assolutamente al primo posto, sono pienamente d'accordo con te. Ma torniamo alla musica, Marzia, siamo alla seconda posizione di questa settimana, c'è sempre lei, Sabrina Carpenter. Descrivici questa canzone, presentacela, vediamo un po' come ce la presenti. Allora, in questo nuovo capitolo condito da note estive, outfit coloratissimi e molto make-up, la cantante però ha a che fare con qualcuno che è peggio di lei. Ai ai. Il ragazzo che le ha rubato il cuore, Keoghan appunto, che non fa altro che uscire e rientrare in galera per i suoi comportamenti criminali. La cantante lo prega di non metterla in imbarazzo, di non spezzarle il cuore, di non ridurla in lacrime, e le si scioglierebbe il trucco, recita il testo. Bellissima questa, immagina la scena, questa qua si mette a piangere, il fidanzato è in galera, lei che cosa pensa al trucco che si scioglie con le lacrime? Grazie Sabrina Carpenter per questa bellissima descrizione, continua Marzia. È tutto giocoso e pieno di ironia, come è ovvio. Compreso un riferimento nel testo al ragazzo che fa l'attore, proprio come Keoghan. È chiaro che lui non può che soccombere al fascino e all'astuzia di lei, così nelle ultime scene della clip finisce in un magazzino, ammanettato e imbavagliato. Sì, è quello che ti meriti! Costretto a non mettersi di nuovo nei guai e ad amare irrimediabilmente la bionda cantante. Wow! E allora alla seconda posizione vediamo un po' che cosa ci ha combinato dopo Espresso. Vediamo cosa ha combinato Sabrina Carpenter con Please Please Please. Top 5, numero 2, Blinco Parade. Era la posizione numero 2, sempre con Sabrina Carpenter. Io ringrazio personalmente Maurizio Gemelli per essere stato qui con noi e per aver portato qui questa invasione di ragazze, che però non è ancora finita perché ne abbiamo ben altre due che devono entrare dopo di voi. E ringrazio anche Marzia Scilluffo per essere stata qui con noi ed aver partecipato a questa bellissima presentazione di gente che finisce in galera, insomma, gente che si strucca, insomma, please, please, please. Io vorrei porre l'accento anche sul patron del concorso, Antonio Russo, e sull'agente per Messina, Maurizio Gemelli. Vai, è tutta tua, la radio è tutta tua! Che sono due persone veramente meravigliose che trattano le ragazze dalla prima all'ultima con i guanti bianchi. E vorrei anche fare un ringraziamento speciale a Laura Campanozzi, che essendo io una ragazza della sua agenzia, la New Star, mi ha proposto questo meraviglioso concorso. E ha fatto benissimo, perché mi sembra di capire che hai trovato non solo un concorso, ma hai trovato una anche famiglia. Un clima familiare, sì, sì, questo sì. È molto importante in questo settore, ritengo. Sì, sì, infatti ho trovato delle persone meravigliose che fanno questo lavoro col cuore, e si vede quando si partecipa a queste tappe. Ed arriviamo così alla posizione numero 1. Siamo sempre su Radio Blinco Blanco. Per chi si fosse sintonizzati solo adesso, state assistendo alla Blinco Parade. Uno studio pieno di bellezza, perché le ragazze
aspiranti veneri dell'Etna sono qui in nostra compagnia e stanno davvero facendo un macello, proprio ve lo assicuro. E non sapete cosa combinano a telecamere spente? Abbiamo qui le ultime due, non per importanza ovviamente, ma solo per scaletta, che ci aiuteranno a presentare il primo classificato di questa settimana. Allora, abbiamo Miriana e Chiara, benvenute ragazze! Ciao, grazie! Ciao. Che facevate oggi? Non avevate niente da fare, vi hanno portato qua? Una passeggiata ci ha portato fino qua. Allora, abbiamo la prima classificata, ma prima di dire chi è, vorrei che voi ci leggeste un po' la descrizione di questa canzone di Tony F e Gaia. Cosa ne pensate? Fantastico, è il tormentone del vestito. Fissata fino a prima ballavo se stessa. Fantastico. E quindi avete svelato qual è? Certo. E allora certo. A questo punto dovete farmi uno stacchetto, scusate. Se samba. Grazie. Allora, leggiamo la descrizione. Il pezzo è accompagnato da un video ambientato in una discarica di automobili, in cui i due protagonisti, accompagnati da un incredibile corpo di ballo, hanno la capacità di trasformare la decadenza fatta di auto dismesse e pezzi di veicoli in un palcoscenico perfetto per ballare al ritmo di samba. Cioè, bellissimo, è una discarica. Cioè, sesso e samba in una discarica. Come la dobbiamo interpretare questa cosa? Però è creativo. Secondo me è bella. Cazzo, no. Ok, la formula perfetta per fare la colonna sonora alle calde serate estive e per quelle avventure che possono concludersi in una notte o diventare qualcosa di più. Wow. E allora, ditela voi allora, dai. Allora, in prima posizione questa settimana qui alla Binco Parade, Sesso e Samba. Top 5, numero 1, Binco Parade. E si conclude qui la nostra classifica. Si è saltata in aria, lo sapevo. C'era il videoclip, stavo aspettando che finiva per dire Siamo sempre in compagnia di Miriana e Chiara, che ci hanno fatto anche uno stacchetto di sesso e samba. Hanno combinato un casino durante la pausa, non avete idea, peccato che la telecamera era spenta. Ma adesso dobbiamo lanciare un hashtag. Anche voi siete a conoscenza di questo hashtag, vero? Sì. Non è vero, state dicendo una bugia. No. Perché è la prima volta che lo dico, no? Come facevate a saperlo? Seconda. Allora, il nostro hashtag da questa settimana partirà e si chiama... Blinco Blanco, giusto? No, vabbè. Allora, l'hashtag si chiama... Meravigliose. L'hashtag si chiama Blinco Anche Io. Quindi, se vi è piaciuta la nostra classifica, potete mandarci... con l'hashtag un vostro video, un vostro monologo, una vostra cavolata, insomma tutto quello che volete, mandatelo sulle pagine dei nostri social, hashtag Blinco Anche Io, e noi manderemo in onda tutte le vostre fesserie durante la nostra radiovisione. Allora, io ringrazio tutte le concorrenti della Venere dell'Etna che oggi ci hanno omaggiato della loro presenza qui nei nostri nuovi studios. Saluto Miriana e Chiara. Un bacio. È stato fantastico. Un'esperienza mistica. E per concludere la puntata, però, vorrei che si concludesse su di loro che ci fanno lo stacchetto di sesso e samba. Ok. Fate finta che siete nella discarica delle automobili. Ok, quindi. Non siamo troppo diversi come sesso e samba, sesso e samba, come sesso e samba, sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi come sesso e samba, sesso e samba. Fantastiche, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è come sempre per la prossima puntata. Marcello Crescenti con le ragazze della Venere dell'Etna vi saluta e ci vediamo prestissimo. Ciao! Blinco Parade.